Ciao a tutti, è martedì pomeriggio e io questa mattina mi sono occupata dei cavalli come al solito. Ho pulito i box, pulito i paddock, dato il fieno e dato l'acqua. Andiamo a prendere Mignon, che iniziamo con lei, dobbiamo muovere anche la mia e poi dobbiamo fare la criniera Tito. E Tito l'ho montato ieri, quindi lo muoviamo domani e magari anche giovedì, ma facciamo giusto un po' di lavoro leggero perché ieri ha lavorato tanto e bene. Adesso è uscito il sole, sono qua con la maglietta termica, però sto un po' morendo di caldo. E niente, appunto adesso andiamo a prendere Mignon, che per chi non la conoscesse è una puledra quarter di 2 anni, e la giriamo un pochino alla corda. Poi dobbiamo sistemare la criniera anche a lei, perché ha un nodo terribile, dobbiamo assolutamente toglierglielo. E poi passiamo a Mia, che è una paint di 3 anni, e la giriamo un po' la corda, così domani le mettiamo la sella. Quindi adesso andiamo subito a prendere Mignon. Eccoci qui, abbiamo appena finito di lavorare e adesso dobbiamo sistemare questo orrore terrificante. Sei stata brava, Mignon. Tutta sudata adesso, però poi è stata molto brava. Vero, Mignon? Eh sì.
le due streghette. Siete due streghe voi, eh sì. Sempre in mezzo. Eccolo. Cosa fai? Tito? Tito? Ah, ciao Enea. Ciao Enea. Tito, vieni qua. Vieni qua. Fatti vedere, Tito. Ciao. Ho appena riportato la mia a casa sua, adesso sto chiudendo il cancello. E, è stata molto brava, davvero molto molto brava, calcolando che era un po' che non muovevo né mia né Mignon, perché le scorse settimane ha fatto brutto e quindi poi tra la pioggia e poi dopo si è fatto fango e tutto non sono riuscita a muoverle, però appunto sono state molto molto brave. E adesso andiamo su in casa un attimo, che porto su i cuccioli visto che sono rimasti qua in giardino, e ve li presento visto che ancora non ve li ho fatti vedere, Tony e Lilo, e poi andiamo a prendere Tito e gli facciamo la criniera. Tony? Tony? Questo è Tony. E poi c'è Lilo. Lilo? Fatti vedere, Lilo. Vieni qua. Ciao Lilo. Smarty. Cosa fai? Cosa fai? Ciao Smarty. Dopo aver infortunato la Smarty, andiamo a prendere Tito e gli sistemiamo quella criniera terribile che si ritrova, che poi in realtà non è messa così male, però semplicemente la voglio più corta. Ciao Enea. Ciao Enea. Ciao. Oh sì sì, una bella rotolata con queste orecchie giganti. Queste orecchie giganti. Guarda che orecchie che c'hai. Ciao. Tito. È una Smartina molto arrabbiata. Tito è qui, immobile, che non sa se avvicinarsi o no. È la Smartina incazzata nera. Arrabbiatissima, arrabbiatissima. Dai Tito, vieni. Arrabbiatissima. Povero Tito, non lo vuole nessuno. Questa è la criniera, che non è neppure messa molto male, quindi dovremo metterci relativamente poco tempo. E adesso penso a come farla. Sicuramente questo pezzo qua via. Adesso vedo quanto farla corta. Sei pronto Tito? Andiamo. Sei passate. Adesso stiamo andando a fare alcune foto giù al fiume. Lu, fatti vedere anche tu. Saluta. Ciao. Stiamo andando al fiume a fare alcune foto con la spada laser. Dovrebbero venire bene, perché comunque c'è una bella luce. E teoricamente, se vengono come ho pensato, vengono benissimo. Tutto viene benissimo. Eccoci qui, arrivati al fiume. Spada accesa. Siamo prontissimi!
eccoci qui. Abbiamo fatto le foto, abbiamo fatto anche alcuni video, vediamo come sono venuti. E niente, ho già guardato le foto e ce ne sono alcune che sono fantastiche. Sono venute esattamente come volevo. Se sentite il rumore è ovviamente la spada. E la tengo accesa perché è molto bella la luce. E niente, sono davvero super super contenta, sono molto soddisfatta. E adesso saranno più o meno le 6:30. Io comunque ho già dato il mangime ai cavalli e tutto. Siamo giunti alla conclusione di questo vlog in maniera un po' originale e particolare. E niente, quindi se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un pollicione in su. Fai un pollicione in su, Lu. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!